Rieccoci in un nuovo video, io sono Valerio Ananse e sono un cantante, un chitarrista e da qualche anno che sono un busker, sono un artista di strada e da circa un anno che ho deciso anche di viaggiare con la musica. In questo video in particolare vi parlerò delle travel guitar, quelle chitarre da viaggio che sono utilissime per spostarsi e molto comode come potete intuire. Quest'estate ho deciso di fare un tour per tutto il sud Italia, ho girato tutte le regioni del sud, tutte le città del sud, con la mia travel guitar, che è questa qui, eccola qui, questa è la mia travel guitar, è risultata sicuramente molto utile e super pratica, ora vi dirò i motivi e il perché. Innanzitutto il motivo principale che mi ha portato ad acquistare una travel guitar è il fatto che me la posso mettere dentro allo zaino. Potete capire che per un artista di strada che gira con la propria strumentazione in giro e soprattutto si muove molto spesso è una cosa super fondamentale essere leggeri e essere pratici nel montare e nel smontare, anche perché appunto se si va in un posto nuovo che non si conosce è anche appunto utile potersi spostare agilmente da uno spot all'altro per appunto riuscire a capire qual è il posto migliore per mettersi a suonare. La marca di questa travel guitar che ho comprato si chiama AnyGig e l'ho comprata su Amazon semplicemente. Sono andato su Amazon a cercare travel guitar e queste sono le chitarre che mi sono uscite come prime. Devo dire che sono molto buone, è lunga 80 cm e quindi entra perfettamente dentro il mio zaino da spalla. E la cosa utilissima secondo me di queste chitarre è sicuramente se volete viaggiare con l'aereo, perché io soprattutto mi muovo molto rapidamente nelle città, non faccio di solito delle lunghe permanenze nei posti in cui vado, quindi spendere 50 euro per una chitarra sia da andare che tornare insomma può essere un grande dispendio di soldi e anche di energie. Esistono comunque molti tipi di travel guitar, molte marche, questa come vi ho detto prima si chiama AnyGig. Ne esiste un'altra molto buona secondo me che fa delle chitarre anche secondo me più piccole di questa che ho io, si chiama Traveler Guitar. Anche altre marche fanno delle travel guitar, come per esempio la Yamaha pure fa delle chitarre travel, che però hanno invece una cassa armonica rispetto a questo tipo di chitarre qui. Anche la Martin fa delle chitarre travel, molto interessanti, hanno una forma un po' strana, però comunque credo che suonino molto bene. Si chiama GBPC, insomma le Martin è uno dei marchi per chitarre più buoni al mondo, quindi insomma credo che sia un buon compromesso. In particolare questa che ho io si alimenta con un piezo che è inserito qua dentro e hanno montato su questa in particolare delle corde per l'acustica, però è possibile comprarla credo sia anche con le corde della classica ma anche con dei pick up qua con delle corde montate per l'elettrica. Credo che esistano anche molte altre chitarre elettriche travel, credo che siano anche molto più diffuse le chitarre elettriche travel, come per esempio la Hofner Short Guitar, come queste qui sono molto utili, ho visto diverse persone che ci suonano con queste qui. Tutte queste chitarre le trovate facilmente online, non tanto nei negozi, in quelli più grandi forse trovate qualche travel guitar, però ce n'hanno una o due modelli, magari non c'è quello che vi serve a voi, quindi invece di arrangiarvi con quelle che hanno i negozi vi consiglio di prenderlo online perché comunque trovate magari quella con le caratteristiche che vi piacciono di più, con le lunghezze, con le dimensioni, perché comunque ci sono diverse particolarità come avete visto. Hanno inventato dei tipi di chitarre da viaggio che invece sono anche pieghevoli, ovvero che si stacca il manico dalla parte della cassa e in qualche modo si ripiega su se stesso. Allora io non sono un grande fan di questa tipologia di chitarre da viaggio semplicemente per il fatto che le corde appunto si tirano e si allentano in continuazione, proprio perché una chitarra da viaggio deve essere strausata e è una chitarra super pratica, dunque in questo caso secondo me può andare sicuramente a impattare un po' sul suono anche della chitarra, che quindi magari si scorda sempre, appunto devi stare sempre ad accordarla, quindi secondo me non è proprio la soluzione migliore. Penso di avervi detto molte cose sulla chitarra da viaggio, ma sicuramente è un mondo molto vasto che non so se è possibile racchiudere in un video così di pochi minuti su YouTube, quindi comunque sarei interessato a continuare a questo discorso nei commenti con voi, se avete anche altre marche, se avete altri consigli su delle chitarre, appunto magari qualcosa mi è sfuggito, parliamone insomma, perché è un topic sicuramente interessante per gli artisti di strada e molto utile. Quindi al prossimo video e spero ci vedremo in giro prima possibile. Ciao ciao!